che buona ciambella, sono buonissimi. Gli altri dormono, quindi nessuno si accorge se me lo mangio. Ma Anna lo mangio davvero volentieri e penso che le piacerebbe davvero tanto. Sarebbe così contenta se lo trovasse nella sua scatola del cibo per andare a scuola. Ora devo solo trovare un contenitore dove portarlo. Oh, se troverà la sua ciambella di sicuro sarà più contenta di andare a scuola, perché ultimamente non ha proprio voglia di andarci. Anna, devi andare a scuola, sei già sveglia? Oh, sì, mamma, sono già sveglia, che giorno è oggi? Oggi è venerdì, quindi tra poco c'è il fine settimana. Oh no, venerdì, devo andare. Oh, prima ora è il mio orrore. Anna, preparati, veloce. Non posso andare a scuola, la prima ora c'è matematica. Ho studiato così tanto per matematica, ma se ci penso alla nostra insegnante, allora sto subito male. Io ho un'idea di cosa posso fare. Non è che puoi fare tu qualcosa al posto mio? Oh no, non voglio andarci. È sempre così cattiva con me. Mi prende in giro. Oh, non è possibile. Ok, vado, vado. Ho fatto tutti i compiti, addirittura dei compiti in più. E tanto so adesso matematica benissimo. Non può andare male. E se mi chiamerà la lavagna, allora la potrò fare anche perfettamente la lavagna. Mi sono davvero preparata. Ok, bene. Hannah Fogel, ce la fai. Ce la fai. Sei brava, sei preparata. Può solo diventare una buona prestazione. Bene, lavare i denti, veloce. Oh, ma se penso a matematica sto male. Oh, no, ok. Anna, ce la fai, ce la fai. Oh, sono tutti i tuoi amici in classe, insomma. Oh, mi brontola la pancia. Aiuto, devo andare in bagno, ho agitazione. No, non sto bene. Dovrei restare a casa forse e mettermi a letto. C'è una tipo malattia alla matematica, forse ce l'ho. Oh, no, no, non posso andare a scuola, non posso, non posso, non voglio vedere questo insegnante. No! Buongiorno Emma, volevo venire a svegliarti. Sei già sveglia? Ok, piange? Non so perché. Vado a chiederglielo. Non preoccuparti, piccolina, torna pure a dormire. Forse ha dei problemi d'amore con Dave. Anna? Sì? No, no, sì, arrivo, arrivo. Tutto bene, babà. Cosa c'è da mangiare? Anna, lo vedo che non va tutto bene. Hai pianto? Che cosa è successo? Oh, nell'ultimo periodo va tutto male. Cosa stai dicendo? Perché è venerdì? Ma insomma, sei strana. Quando ti ho detto che sarebbe stato venerdì. Sì, venerdì la prima ora c'è matematica e non posso sopportare quella materia. Ma perché no? È troppo difficile, non sei brava, hai bisogno di ripetizioni? No, mamma, non ho bisogno delle ripetizioni. In verità sono capace, ho studiato davvero tanto, ma la maestra, lei è davvero cattiva con me. Puoi dirlo anche, chiederlo anche papà. L'ha conosciuta al colloquio, no, non voglio andare a scuola, mamma, non posso andare a fare matematica. Oh, dai, Anna, non può essere così grave. Sì, l'altra volta dovevo andare alla lavagna. E non ero capace perché era difficilissimo, erano dei numeri grandi, grandi e lei ha detto che ero la studentessa più stupida di tutta la scuola e poi ho pianto e lei non ha smesso. Cosa? L'ha fatto? La tua maestra cosa? Non è possibile, dovrebbe sapere come comportarsi con i bambini. Non ci posso fare niente, anche più a Dave c'erano. No, sono davvero la studentessa più stupida della scuola. No, Anna, sei intelligentissima, sei la più intelligente di tutti qui noi. Insomma, ora ho una telefonata da fare. Oh, ora ci sono guai, ma questa volta spero non per me. Buongiorno, posso passare col direttore, per favore?
Sì, sono Claudia Fogel. Sì, buongiorno signore, magari si ricorda con me, era stato qui. Sa, volevo parlare della studentessa della mia studentessa Anna e dell'insegnante di matematica. Ho una grande lamentela da farle. Mia figlia è stata presa in giro da questo insegnante. Ne dovremmo parlare personalmente. Possiamo prendere un appuntamento oggi? Ok, vengo. Oh mamma, e adesso chi hai chiamato? Ho chiamato il preside. Ho fatto una lamentela, sulla tua insegnante di matematica. Oh, ma non è buona. E se lo scopre, poi sarà ancora più cattiva. Hanna, non preoccuparti, ok? È una cosa molto importante. E la prima ora di matematica devi andare a farla, ok? Prima dobbiamo chiarire la cosa. No, ok, resta a casa, resta a casa. Oh, grazie, avevo così paura di matematica. Oh, Anna, è il mio compito come mamma di proteggerti. Mai mettersi contro Anna Fogel. Mai mettersi contro.